Se volete sapere cosa ho pensato sul film della Marvel, The Marvels, fermatevi su questo canale se volete. Prima di cominciare, ho una piccola premessa. Io non sono un esperto di cinema, ma mi piace guardare a cinema da solo. Quindi ho pensato, a me mi piace il cinema e faccio anche qua sul mio canale delle scenette. Quindi ci sta che faccio anche quel tipo di video, ma farò diverso dagli altri, spero, perché non ho visto tutti. Vero che ho dato dei punti per me personali del film The Marvels. Mamma mia, quanto difficile l'inglese. Comunque, ho dato dei punti. Primo punto che ho dato, ovvero i combattimenti, visto che è un film della Marvel, l'ho dato 7 perché mi piacciono, mi sono divertito e mi piacciono subito per quello ho messo 7, non 10 perché per me non è il massimo di combattimenti che sono stati. Quindi ho messo 7. Invece la trama l'ho dato 2. Perché io, come sapete, forse non lo sapete perché non avete visto il vlog, comunque ho deciso di andare 2 volte per vedere il film. Perché non avevo capito la trama. Ancora oggi, dopo tanti giorni che sono passati, non mi ricordo il trama. Quindi ho dato 2. Se personaggi ho dato 9. Perché un'altra premessa, io non ho guardato le serie Marvel perché non ce l'ho in Disney Plus. Però, grazie a questo film, sono diventato fan del Miss Marvel. Perché è una ragazza come noi. Piace che è un super fan che gli piace è come noi tutta fallosa tutta anche molto simpatica e poi mi piace il personaggio anche uno particolare Bruce, che è un gatto alieno, una gatta aliena, capirete perché. Poi anche c'è una scena, vedete anche gli trailer, capirete. Però è molto divertente. Miss Marvel. Vedete Capitan Marvel. Perché è così pallosa? Vedete Monica Rambeau. Per me poteva anche non esserci. Nominato nulla. Di quei punti che ho dato per me, 18 punti totale. Come
come ho vissuto questo film, diciamo. Bene, non ho nient'altro da dirvi, quindi, ma vero, so cosa devo dirvi. In realtà, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e prima di salutarvi, una cosa devo dire. Se vostra vita è grigia, sorridete, perché avete una vita sola. Ciao, alla prossima!